Ciao a tutti amici, io sono Lucrezia e oggi è un giorno speciale. Come tutti sicuramente saprete, oggi è la giornata internazionale del sushi. E quale modo migliore per festeggiare se non con la nostra serie di Sushi Go? Vediamo insieme come si svolge una partita. Quello che vedremo oggi è il setup di una partita di Sushi Go Party. Le due versioni, Sushi Go e Sushi Go Party, hanno lo stesso identico funzionamento. L'edizione Deluxe Sushi Go Party vi offre però la straordinaria possibilità di poter giocare con un sacco di nuove carte. La dinamica del gioco è la stessa, ma la quantità di carte vi offre un sacco di modalità di gioco diverse. Oggi io vi farò vedere una partita a 4 giocatori. Come prima cosa, ogni giocatore sceglie il suo colore e lo piazza sulla plancia di gioco. Prima di partire, scegliamo con quale set vogliamo giocare fra gli 8 che ci propone il gioco. Per oggi io scelgo il Sushi Go, il menu classico del gioco base. Una volta trovate le tessere menu e piazzate sulla plancia di gioco, bisogna ricordarsi che a seconda di quanti giocatori giocano, dobbiamo inserire un certo numero di dessert nel nostro mazzo di carte. Nel mio caso, io ho scelto i budini. E siccome ho settato una partita per 4 persone, ne inserirò 5 nel mio mazzo di carte. Dopo aver dato una bella mescolata, distribuisco le carte. Anche in questo caso, a seconda dei giocatori che partecipano, distribuirò un certo numero di carte. Distribuite le carte, quelle rimanenti le mettiamo accanto al tabellone, perché ci serviranno più tardi. Da qui in poi è molto semplice. Ognuno prende le sue carte, le guarda, sceglie la carta che gli serve, il restante delle carte viene passato alla propria sinistra. A questo punto tutti rivelano la propria scelta e il gioco continua finché le carte in mano non si esauriscono. Una partita prevede 3 round, quindi una volta che le carte si sono esaurite andremo a contare i punti di ogni giocatore, ci muoveremo in avanti sul nostro rullo, redistribuiremo le carte a ogni giocatore e un nuovo round inizierà. Alla fine del terzo round chi avrà più punti sarà il vincitore. Per quanto riguarda i tipi di carte e le loro combinazioni, io vi lascio al piacere della scoperta. Vi basta sapere che ogni carta è diversa, ogni combinazione vi dà diversi punti e a seconda del set che sceglierete a inizio partita, le modalità di gioco cambieranno. Siamo arrivati alla fine di questo video e io ho una grande notizia per voi. Solo per oggi, acquistando un qualsiasi prodotto dal nostro store, potrai ricevere in regalo le promo cards di Sushi Go. Fai attenzione però, se vorrai ricevere le promo cards in regalo, dovrai specificarlo al termine dell'ordine nelle note. Più specificatamente, nelle note al termine dell'ordine dovrai scrivere Sushi Day e riceverai le promo cards. Come sempre vi ricordo di seguire la nostra pagina, attivare la campanella e seguirci su tutti i nostri social. Io adesso, per festeggiare, vado a mangiarmi un po' di sushi. Ciao!